Bentornati sul canale di Raffi alla Grande. Ragazzi, oggi andremo a fare una buonissima torta al profumo di amaretti con crema pasticcera. Ovviamente la crema pasticcera è quella che, se guardate sul mio link, c'è anche la sua ricetta. Allora, iniziamo subito con prendere 200 g di amaretti. Però ne dobbiamo togliere 10 per fare la decorazione finale. Quindi il rimanente li andiamo a tritare con un frullatore, un tritatutto, quello che avete. Dopo che abbiamo tritato i nostri amaretti, li mettiamo da parte. Prendiamo 5 uova e 180 g di zucchero semolato più una bustina di vaniglina, li inseriamo e andiamo a montare il tutto. Allora, una volta che abbiamo montato uova, zucchero e vaniglina, inseriamo 80 g di latte. Allora, dopo aver inserito il latte, inseriamo gli amaretti che abbiamo precedentemente sbriciolato. Dopo aver amalgamato anche gli amaretti, inseriamo piano piano 230 g di farina 00. Adesso inseriamo una bustina di lievito vanigliato. Allora, fatto ciò, adesso prendiamo 4 albumi che abbiamo tolto precedentemente nella crema che abbiamo già fatto, che abbiamo usato 4 tuorli, ok? Senza gettare gli albumi, li andiamo a montare e poi li inseriamo nell'impasto. Allora, dopo che abbiamo montato gli albumi a neve, piano piano prendiamo e inseriamo dentro e giriamo da sotto verso sopra. Allora, dopo che abbiamo finito di inserire i nostri albumi a neve, prendiamo una teglia di 24 centimetri che io ho già imburrato e sotto, come vedete, ho messo un foglio di carta da forno. Adesso inseriamo l'impasto e siamo pronti per andare a infornare. Adesso inforniamo a 180 gradi, forno statico, per 40 minuti. Nel frattempo che aspettiamo che il nostro dolce cuocia in forno, incominciamo a montare la panna. Quindi io ho preso mezzo litro di panna e un colorante. Io l'ho preso marrone perché si abbina ai dolcetti che dobbiamo fare, anche per fare qualcosa di diverso. Andiamo a inserire la nostra fiala dentro la nostra panna e andiamo a montare il tutto. Abbiamo montato la nostra panna con il nostro colorante marrone. Abbiamo sfornato il nostro bellissimo dolce, guardate quanto è alto, bello e soffice, guardate. Adesso il nostro dolce lo taglieremo in tre parti. Poi ho già fatto la bagna con 480 g di acqua e 20 g di liquore amaretto. Se poi non vi piace potete inserire lo zucchero, il caffè, un altro tipo di liquore, è indifferente, è facoltativo questo. Quindi adesso andremo a tagliare il nostro dolce in tre parti. Dopo che abbiamo tagliato il nostro dolce in tre parti, guardate, cominciamo a prendere la prima parte, a posizionarla su un vassoio e andarla a bagnare. Per inserire la bagna, ovviamente andiamo a mettere metà composto di crema. Dopo che abbiamo posizionato il secondo strato, ovviamente andiamo ancora a bagnare. Una volta che abbiamo messo anche qui la bagna, finiamo di aggiungere l'ultimo strato di crema. Io ho aggiunto il terzo strato, ragazzi, e abbiamo completato il nostro dolce. Adesso lo bagno un po' da sopra e poi finisco col decorare con la nostra panna e i nostri amaretti, ok? Allora, abbiamo terminato di fare la nostra torta, come vedete è venuta in questo modo. Adesso la facciamo riposare in frigo per un paio d'ore e dopo vediamo internamente come è venuta. Siamo arrivati al momento del taglio della nostra torta, come vedete ho già tagliato un bel pezzettino, vedete quanto è bella e quanto è morbida, guardate.
intanto che la facciate perché, come ho detto prima, è veramente ottima. Beh, che dirvi ragazzi, mi raccomando, spolliciamo alla grande, mi raccomando, iscrivetevi come state facendo e vi ringrazio sul mio canale e ci vediamo ad una mia prossima ricetta. Ciao ciao!